Lascio andare il controllo e mi arrendo al flusso dell'amore che mi purifica. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. Ah, oh, sacri uomini, è giunto il momento di contattarvi ancora perché oggi siamo in un picco del ciclo lunare con l'ultimo quarto e questo è un momento importante perché cominciamo a prepararci a concludere questo ciclo che è iniziato con la luna nuova all'inizio del mese. È il secondo incrocio che ci viene proposto, il primo era con il primo quarto e questo incrocio, perché la Luna e il Sole stanno a 90 gradi tra di loro, ci propone un inventario, ci stimola a guardare indietro alle 3 settimane passate e a vedere tutto quello che abbiamo creato, tutto quello che abbiamo raggiunto, tutto quello per cui abbiamo desiderato stare dritti in piedi per far valere i nostri desideri, appunto. E guardiamo tutta questa creazione di queste precedenti 3 settimane ed incominciamo appunto a tirare un po' le somme e a considerare quello che ci è servito, quello che non ci serve più, quello che è ancora in essere attivo e che ha valore ed è importante nella nostra vita. Questo è un momento di passaggio come tutti, però in particolare questo momento ci chiede proprio di guardare indietro per capire che cosa portare con noi nel prossimo ciclo e anche che cosa lasciare andare definitivamente, perché altrimenti sarebbe un peso portarci appresso e ci in qualche modo ostruirebbe il cammino verso una crescita armonica e armoniosa. Allo stesso momento, questo ultimo quarto ci chiede anche di guardare avanti, guardare il futuro e cominciare a sentire e capire dentro di noi, cominciare a fare chiarezza su ciò che vogliamo portare a fruizione nel prossimo ciclo lunare. Nel precedente rituale della luna piena ho consegnato ai partecipanti una mappa lunare che ho disegnato io stessa in modo molto basico, in modo che si possano vedere le principali fasi lunari.
ci terrei che fossimo tutti in armonia con questa mappa, che la vedessimo tutti e cominciassimo ad utilizzarla e a capirla sempre di più, in modo che possiamo parlare un linguaggio comune e capirci. E la potete anche ricopiare a mano sul vostro quaderno giornale lunare guardandola da questo video, oppure per chi non l'ha ricevuta la consegno al prossimo rituale, in modo che la possiate o incollare o tenere comunque a portata di mano e la possiate anche espandere, direi, con i vari dettagli che mano a mano aggiungeremo, scoprendo e capendo sempre di più come funziona il ciclo lunare, come si muove appunto la luna con il sole e la terra. Allora, come dicevo, oggi abbiamo questo piccolo ultimo quarto che si svolge nel segno dello scorpione. E mi sento molto a casa qui, essendo io una scorpiona. Ho il sole in scorpione, ho la luna in scorpione e anche altri pianeti. Ho un bello stellio, come si dice in gergo astrologico, quindi un accumulo di pianeti in questo segno. Per cui, quando c'è questa energia scorpionica, mi sento molto a casa e mi è particolarmente facile descriverla proprio perché l'ho sempre vissuta da quando sono arrivata qua su questo pianeta. E la luna rappresenta la nostra sensibilità, anche la nostra parte femminile, la nostra parte creativa. E quindi in queste prossime 24-48 ore, perché la luna rimane in un segno circa un paio di giorni, potremmo sentire proprio il desiderio di andare in profondità per quanto riguarda i sentimenti. Potremmo anche sentirci più vulnerabili, più sensibili del solito e avere questo desiderio di ricercare scambi di valore con le altre persone, scambi nel senso di avere dei rapporti, delle connessioni di valore. Con chi ci circonda. Le interazioni quindi superficiali sono insoddisfacenti e c'è proprio questa ricerca, questo desiderio profondo di potersi connettere con le altre persone in modo davvero intimo, in modo davvero anche occulto, direi quasi, utilizzando proprio i nostri doni psichici, la nostra intuizione per capire gli altri, per capire noi stessi e per capire anche i rapporti che creiamo e che tessiamo appunto nella nostra vita. E quello che ci richiama di più è appunto la purificazione che possiamo avere attraverso questi rapporti. E come vedete, andando in profondità nell'esplorazione dei cicli lunari e continuando a sintonizzarci con le principali fasi, capiamo come il cosmo ha davvero disegnato tutto in modo meraviglioso. Questa parte del ciclo lunare richiede proprio l'andare a fondo e incominciare anche ad esplorare l'oscurità, perché adesso andiamo sempre più verso l'oscurità, poiché la luna sta calando e quindi quando ci sarà la luna nuova non si vedrà in cielo la luna, ci sarà solo l'oscurità, le stelle. E appunto questo andare attraverso l'oscurità è proprio un rito di purificazione che ci permette quindi di fare spazio in modo che questo spazio possa essere poi riempito con il ciclo successivo dei nostri nuovi desideri, delle nostre nuove vittorie, i nostri nuovi trionfi e tutto quello che siamo pronti ad accogliere nella nostra vita. Quindi è molto importante in quest'ultima fase, che durerà circa una settimana,
cominciare proprio a purificare, purificare tutto, direi, a tutti i livelli, il nostro corpo, le nostre emozioni, l'ambiente in cui viviamo. È il momento di completare, quindi se abbiamo cose che sono un po' state lasciate in sospeso, questo è il momento buono per concluderle. Invito i partecipanti al rituale della luna piena di neve, quella del Re Leone, invito i partecipanti a concludere i compiti per casa, quindi il disegno e anche a rispondere alle domande, ad andare a fondo delle riflessioni proposte, in modo proprio che possiamo giungere vicino alla luna nuova, quindi circa un giorno o due prima della luna nuova, ripuliti e con uno spazio interno a noi, nel nostro cuore, nella nostra anima ed anche esterno a noi, nell'ambiente in cui viviamo, così che questo spazio possa fungere da vortice magnetico per essere riempito con tutto ciò che siamo pronti ad accogliere nella nostra vita nel prossimo ciclo. Vi auguro un felice ultimo quarto in Scorpione e a risentirci alla prossima occasione. Aho!